Ehi, hey, io sono Chuck Norris, questo è il mio distintivo, hai capito, no? Che stronzata sto dicendo? Cioè, ma... Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova assurda recensione sul canale di Matti Vape. Io sono Matti Vape e oggi andiamo col Defender, che sarebbe una macchina, ma noi la svapiamo, cioè noi svapiamo nel Defender con la Defender. Vabbè, insomma, avrò sullo sfondo una Defender per capirci, dai, qualcosa del genere, però voglio tornare in store, grazie. Allora ragazzi, di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare di questa box esageratamente assoluta. Perché cito di nuovo i miei amici della papilla? Vi odio ragazzi, mi siete in testa adesso. Allora, non perdiamoci in bazzeccole, andiamo a vederla da vicino. Vi spiego come fare il refill, come bla 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 e basta, capito no? Ok ragazzi, questa è la scatola di Defender. This product nicotine, insomma, le solite scritte post TPD dei cinesi che non capirò mai. Comunque di AS Vape, la Defender. Sul lato troviamo scritto AS Vape, dall'altra parte AS Vape, sul posteriore tutte le indicazioni della box, ma quello che a me interessa di più è farvi vedere questa parte qua. Questo è il tank. Di lato trovate un foro da 4 mm per fare il refill. La coil è di nickel chrome 80 da 0,3 ohm e spinge fino a 38 watt e mezzo a piena carica, 1100 mAh di batteria, 38 watt e mezzo di output massimo, 3.7 volt. All'interno troviamo una Defender, un tank, un cavo micro USB, le istruzioni e il tank, che l'abbiamo già detto. Continuando ad aprire troviamo il disegno di AS Vape, la scritta Defender, nel posteriore uno scratch and check per l'originalità del prodotto con QR code, tutte le informazioni di AS Vape, un codice a barre. Andiamo ad aprire e troviamo subito lei. Madre mia quanto sei bella. Però la lasciamo da parte e continuiamo nell'unboxing della scatola, dove troviamo, vabbè, questo è il sacchettino dove è contenuta all'interno, una pezzottina per pulirla, un piccolo che è un cartone duro o un metallo leggero, non lo so, un piccolo distintivo dove ci sono scritte tutte le istruzioni, le operazioni e quant'altro, veramente interessante, però in inglese quindi è inutile farvelo vedere. Le attenzioni di AS Vape, le avvertenze, 4 ring di ricambio e qua dentro troviamo sicuramente il cavo USB e due resistenze, quindi ci sono anche una bella scatola fornita con un sacco di cose interessanti all'interno. Andiamo a vedere lei, è semplicissimo, si apre così ed è tutto qua. Qui all'interno troviamo la batteria, questo è il tank che si estrae e si inserisce la coil dall'alto. Di qua c'è il foro per il refill, è semplicissimo ragazzi. Non dovete fare altro che inserire la coil, fare il refill, mettere all'interno, darle 10 minuti di attesa. Se non avete già ben prebagnato la coil, se avete prebagnato abbastanza la coil, bastano anche 5 minuti, ma voi 10 dateglieli sempre per sicurezza. Andate a chiudere. Ecco, fa un pochettino fatica a prendere il giro giusto, ma con un po' di allenamento ce la fate e siete a posto. Con 3 click. Vediamo se si sente. Non so se si sia sentito, ma vibra. Non fa nient'altro. Adesso è spenta, ha vibrato ed è accesa. Ragazzi, è una figata. È bellissima. Ma adesso l'andiamo a provare. Benissimo, l'abbiamo vista. Il VibraCall è qualcosa di interessante non solo sui telefoni, ma anche sulle box. Andiamo subito a provarla e poi vi spiego tutto il resto. Ha una vagonata di vapore. Per essere una cazzatella minuscola, fa una vagonata di vapore. Coil, il nickel da 0,30 ohm, spinge intorno ai 38 watt e mezzo a piena carica. Più scende la batteria e ovviamente più scendono i watt d'erogazione, ma quello è un discorso normale essendo un meccanico. Nota di demerito: non si può utilizzare mentre si carica, non so perché, ma io non riesco ad utilizzarla mentre si carica. Ho provato a spegnerla, accenderla, fare, dire, ma mentre carica la signorina qua è una signorina delicata e ha detto che non si vuole utilizzare. Mettetevi l'anima
lasciarlo in pace, è così. Però, cioè, è piccolo, ha sta forma di distintivo che mi piace troppo, ma ha anche la forma di una famosa macchina che non mi ricordo quale sia. Le chiavi di questa famosa macchina penso sia la Lamborghini o qualcosa del genere, che è troppo assurda, è troppo figa. Cioè, sto bottoncino che va, se non tiri, si blocca da sola. Cioè, resa aromatica assoluta. Durata di batteria, siamo lì lì, la giornata fai fatica a farla, però io personalmente alterno queste due in maniera che così la giornata bene o male la faccio. Sono 1100 mAh di batteria che lasciano il tempo che trovano, ma situati qua dentro sono un gioiellino. La confezione è molto ricca, molto ricca, è molto piena di bella roba all'interno. A me piace, non posso farci niente, ragazzi, a me piace da morire. È una di quelle box che secondo me, se siete dei smandrellati di testa, qualcosa che come me siete assolutamente persi per il mondo militare, puttanate del genere, questa dovete comprarla. Questa è assolutamente da comprare. Se siete in Trentino, però, venite al Pastor Pergine con lo screen, uno screen del video, e Flavia deciderà se farvi un regalo, se siete simpatici o meno, se farvi lo sconto, se mandarvi a fanculo, qualcosa si inventerà Flavia. Non voglio metterla nei casini adesso proprio. Vero che mi vuoi bene lo stesso? Sì? Sì? Non fare di no con la testa, tanto non ti vedono. Puoi fare di no quanto vuoi, ma stai dicendo sì. Quindi, ragazzi, un discorso su questa box bellissima. Mi ha fatto salire l'hype Paolo in video su Instagram. Ma prima di tutti vedevo Massimiliano Satta che la pubblicava in giro. Lo odiavo in un modo perché la volevo a tutti i costi. Infatti appena arrivata sono venuto a prenderla immediatamente. Non ho fatto passare più di 6 ore. Cos'è, arrivata la mattina? L'ho presa al pomeriggio io, giusto? Lunedì scorso è arrivata, mi ha mandato il messaggio Flavia che era arrivata, sono venuto subito a prenderla perché la volevo a livelli assurdi e sono veramente contento. C'ha questa erogazione un pochettino ballerina, però è roba da poco, perché poi quando la tieni in mano, quando senti il... La qualità aromatica che c'ha, quando vedi comunque la potenzialità di questa box, te ne freghi, perché va veramente bene, ragazzi. Le testine, le coil sono veramente buone, lei gira bene, il problema è che non la puoi usare mentre si carica o sti cazzi a un certo punto. Per tutto il resto è veramente una box che, se ti piace la forma, non pesa niente, se vuoi una boxettina piccolina da alternare durante il giorno con un tiro di polmone con gli 80-20, questa te la devi piangere. È una di quelle box che va assolutamente avuta se vi piacciono questo genere di box. Ripeto, deve piacere la forma, deve piacere un po' tanta roba. Però se vi piace già l'estetica, fatevi invogliare, andate a provarla. Se non siete in Trentino è ovvio che non posso dirvi venite tutti quanti al Pastor Pergine. Però se non siete in Trentino, cercate il Pastor più vicino alla vostra zona, recatevi nel Pastor, diteli che l'avete vista su YouTube, da Matti Vape che è un coglione, diteglielo proprio così, si faranno una risata e magari mi mandano un messaggio per dire: ah, è venuto un cliente e ti ha dato dello scemo. Ecco, perfetto, sono io, sì, ok, meraviglioso. Devo ricordarmi che è da un po' che mi dimentico di salutare Martina del Puff Store di San Vito al Tagliamento, una roba del genere comunque. Martina, ciao tesoro, che così ti ho salutato e non mi sono dimenticato. Yeah! Detto ciò, ragazzi, andate a provare la Defender. Se non la provate, siete delle persone sulla difensiva, iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video, condividete il video, attivate la campanella per le notifiche del mio canale se doveste essere nuovi, o comunque se non l'avete ancora fatto. Con l'ultima svapata vi saluto e in Defender faccio un po' di 4x4 e me ne vado. Ciao ragazzi! El parita caliente.